Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'Artigianato 3/5. Bentrovati a un nuovo appuntamento con Parlano Tiao. Vogliamo di sera due giri Nord quest'oggi lo facciamo con un ritorno qui nei nostri studi. Un controllo. Torna in casa, praticamente il controllo della finanza. Da parte del nostro direttore Pietro Russo. Buonasera. Salve a tutti. Allora, parliamo prima dei risultati e poi facciamo, Subito. essendo arrivati alla fine del giro di andata, faremo le nostre valutazioni sulle 12 squadre del nord e del sud. Risultati: il Como che ha vinto nettamente Empedia per 18 a 6, Lavagna che ha sconfitto il Chiavari per 14 a 6, Padova che si impone sull'Anenzano per 7 a 5, Camogli che vince il big match 15 a 9 sul Torino, 8 a 6 del Brescia nella vasca della Metropoli, e poi il Sodi che vince trasferta 10 a 8 a Bologna con la Presidente. Camogli testa punteggio pieno con 33 punti, Torino 27, Lavagna e Sodi 21, Como e Brescia 19, Chiavari 16, Anenzano 12, Presidente 11, Metropoli 9 apre la zona playout, Padova 6, Empedia che rimane ancora inchiodata a un punto. Pietro, quindi abbiamo visto una giornata e una giornata andata comandata dal Capogli che ha avuto come ciliegina sulla torta il successo nello scontro diretto col Torino. E che ha conclamato la sua superiorità, diciamo, quindi andiamo con tranquillità a dire questo, stravinto. così come diciamo da sotto c'è l'Imperia che non riesce a vincere una partita, per cui rimane a uno, può ancora salvarsi, può fare È tutto, molto complicato è perché tutto con complicato, però ricordiamo a tutti che ci sono 33 punti a disposizione e che in questi gironi è molto facile che qualcuno abbia una defaillance e può attuarsi un recupero. Però Camogli e Torino io le darei sicuramente una spanna superiore alle altre. E poi Sori, Lavagna sta lì, però al momento non mi dà fiducia che possa. Sì, è bella ma non balla perché è una squadra che in quella zona ci può stare secondo me, la indicavo Sicuramente. come quelle che può qualificarsi di playoff, però non ci ha dato segno fino ad ora di grandi manovre, cioè in un playoff non penso Lavagna che in questo momento affronterebbe la Florencia, cioè ne vedono Lavagna che sconfigge la Florencia e playoff, in questo momento lo vedo come obiettivo lontano. Io non parlerei poi dell'incrocio, Sì. parlerei di chi entrerà nei playoff. Quindi gli incroci poi li vedremo perché sarà. Stranamente il Como che ci ha fatto vedere qualcosa è fuori in questo momento dai In playoff. questo momento, però poi si vedrà. Insomma, io mi dà più fiducia al Como che in Lavagna o il Chiavari, però ripeto, noi contiamo Anche più poco. il Sori più rispetto al Brescia. Certo. Beh, Passori già sta lì, quindi cioè, sta già nelle prime tre. Poi c'è Lavagna a 21, giusto? E poi c'è Chiavari, Como, Brescia. Deve Sì, poi anche il Torino che è secondo in classifica, stare veramente piccolo attento. piccolo di fronte al Camogli, perché Camogli è stato dominato, cioè dal primo all'ultimo minuto è stato un dominio da parte dei giocatori bianconeri La Camogli è un po' come il sì. Visnova dall'altra parte, a sud, dove sono stati, diciamo, beffati sulla linea di filo di lana l'anno scorso ai playoff, per cui è chiaro che la squadra dei Temellini punta ormai dichiaratamente al salto di categoria. Poi dopo quello che succederà non si sa, però per il momento ci punta. Per quanto riguarda la zona playout e zona retrocessioni, credo che i valori siano stati abbastanza rispecchiati perché Presidente con la squadra che ha sta andando non proprio bene, anzi sta andando male perché ha 2 punti sulla zona playout e dovrebbe cercare di migliorare la propria classifica. Anenzano anch'esso ha le carte per salvarsi, Metanopoli e Padova faranno molta fatica e l'Imperia non dico che sia spacciato, però i risultati, anche le prove che ha avuto con crolli clamorosi dopo 2 tempi giocati bene, crolli clamorosi successivamente fanno capire che quest'anno insomma è di tutt'altra pasta. L'anno scorso dovesse essere arrivata ai rigori contro Tuscolano e ora è stato un po' smantellato il gruppo, quindi io credo che se non dovesse esserci scossoni rimarrà così la classifica.
Staremo a vedere che dobbiamo fare, possiamo fare nient'altro, solo ricordandovi che la settimana prossima non gioca la 2 che riposa tra la fine dell'andata e l'inizio del ritorno. Sì, quindi ci vediamo nel prossimo appuntamento con Girone Sud, qui con Palla Notiamo, grazie mille per l'attenzione.